Che il risultato ed è la vittoria per gli inglesi. La girata è fantastica. Uno dei gol più belli di tutto il mondiale. L'Inghilterra è nei quarti. Purtroppo per lui, durante i supplementari, Miglia si scatena e lo trafigge con un bel sinistro. Più tardi gli ruba la palla e lo punisce per la seconda volta. Mentre Miglia. 67esimo minuto. Omam Biyik raccoglie un cross proveniente dalla sinistra. Pumfido non trattiene. 1-0. È un mondiale difficile per i verde oro. Lazzaruni ha cambiato la maniera di giocare dei brasiliani, che iniziano bene con la Svezia. Doppietta di Carreira. Brolin si guadagna un contratto in Italia segnando il gol della bandiera. Negli ultimi minuti Leighton sbaglia e Miller non lo perdona. La Scozia torna a casa dopo il primo turno. Comunque il centravanti Miller riesce a segnare. Ma questo bravo. Troglio di testa, 1-0. Ancora un fallo su Troglio, ma l'arbitro dà il vantaggio e Burushaga raddoppia. 2-0. Ripartono bene. Al 17esimo tiro di Vialli, respinta di Goico Acea, Schillaci ribadisce in crollano, quando Zenga, uscendo a vuoto su un cross, permette a Caniggia di pareggiare. 38 minuti, 35 secondi, setta per il marcatore permanesse 0-0. Grazie al solito numero ad effetto, Maradona offre a Caniggia un pallone d'oro per il gol vincente e ai cronisti lo spunto per il loro. Campeonato de México es la segunda conquista en la historia. Atención, terminó. Ganó Argentina 3-2. Argentina es el nuevo campeón del mundo 1983.